Action, vai. Ok, niente, siamo al concorso fotografico per la fauna vita libera, organizzato dal Comune Domodossola con l'associazione praticamente dei veterinari e col gruppo Fiducine Foto Domodossola. È stata una grande partecipazione, soprattutto da parte di un po' tutta l'Italia, tanta gente da fuori, a livello nazionale, e sono pervenute circa 310 opere con 110 autori. Delle due sezioni. Sì, il concorso fotografico era su due sezioni, la sezione A riservata alla fauna, diciamo, libera, mentre la sezione B è quella più patologica sul discorso della trasmissione delle malattie degli animali e sugli animali nell'ambiente. Nella prima sezione hanno praticamente partecipato la maggior parte, diciamo, delle fotografie, e la seconda, essendo molto particolare, un po' meno fotografie. I premiati sono tutta gente di via. Abbiamo anche qualche, diciamo, nomination a livello solano, per esempio Locale. il terzo posto è di Domodossola sulla patologia, e poi abbiamo qualche menzione anche a livello, diciamo, nostro. I premi erano i primi tre premi per categoria, e poi ci sono tre menzioni, a fatto che la giuria ha ritenuto più, diciamo, meritevoli, e poi abbiamo esposto anche una serie di altre fotografie che la giuria ha ritenuto di poterle esporre. Una cosa importante per quanto riguarda la giuria era composta da un membro del comune di Domodossola, nella figura del vice sindaco Angelo Tandurella, due membri del gruppo fotografico Cinefoto, il dottor Righetti e il rappresentante Antonio Fabri, e mentre un rappresentante per l'Associazione dei Veterinari era Quaglio Valerio, e poi avevamo soprattutto due importanti figure a livello nazionale, che erano due fotografi professionisti, che erano Bissattini e Marco D'Urso, Guido Bissattini e Marco D'Urso, coloro che sono praticamente un po' quelli che fanno effettivamente sul campo le fotografie naturalistiche. Grazie al loro apporto e a una valutazione globale di tutta la giuria, abbiamo una classifica che vede appunto i vincitori, se volete ve li dico anche. Allora, il primo vincitore della categoria A è Montini Giulio di Casnate Como, con il titolo Attacco al Lago di Garda, mentre scusate, per la categoria B questo. No, rifaccio. Categoria A, Montini Giulio Casnate con Attacco Lago di Garda. Sono tutte fotografie girate, scattate in Italia, perché nel concorso fotografico era proprio visto a livello nazionale. Secondo posto, sempre della categoria A, era Garda Paola di Albiano di Ivrea, Torino, con Amarsi un po', una fotografia scattata sul lago di Viverone. Mentre il terzo posto è Ambrosini Francesco di Terlizzi, Bari, con La Virata, scattata in Val d'Agri in Basilicata. Un premio speciale per la foto realizzata nel DCO è andato a Vesco Diego di Marano Ticino, con lo stambecco e la diga, un famoso stambecco di Galcingino che tanti conosciamo. Per quanto riguarda invece la categoria B, il primo posto è andato a Zangobbo Luigino di Tombolo, Padova, con Dopo la lotta, fotografata, scusate, sul Lago di Asiago. Il secondo posto a Lux Eugenio di Domodossola, con Chierocongiuntivite sui camosci al Nettelgiungo alle Formazza. Mentre la certa, la terza, è Centelenghe Cinzia di Sospirolo Biella, con il controscontro, una foto girata nel Mar Adriatico vicino a Chioggia. Ci sono anche tre menzioni particolari che sono, diciamo, che la fotografia ha ritenuto, diciamo, meritevoli di Sempre una del B. menzione, sempre del B, no, della A, scusami, con Zangobbo Luigino sempre, sempre il tombolo, con Camosci, una foto fatta sul Monte Grappa, Masteghin Paolo di Cuneo con Il Magico Mondo delle Marmotte, e Apicella Alfonso, Cava dei Tirreni, Salerno, con una foto scattata in Abruzzo. Tutte queste foto sono esposte dentro. Sì, le foto sono esposte in concomitanza con la mostra dell'Associazione Ecopatologica della Fauna Italiana, la SIEF, e dura fino praticamente a sabato. È visitabile in questi giorni, da questa sera, appunto, di inaugurazione, fino a sabato. Sì. Come sono?